Il papà non voleva dargli sosso e dinanzi all'ennesimo no, all'ennesimo rifiuto, all'ennesima situazione in cui la risposta è stata no, non ci ha pensato due volte a freddarlo con taluni colpi di pistola, causando la ferizione, il ferimento di altre due persone. Il personaggio in questione si chiama Erkan Koç, ha 23 anni di età, è affetto da problemi psichici e ha tentato una fuga in taxi dopo aver ucciso il papà di 46 anni di nome Recep. La polizia lo ha inseguito però fino a quando il giovane non è sceso dal taxi e ha tentato la via di fuga a piedi, ma braccato più che mai si è sparato un colpo alla tempia durante la terribile corsa. Grazie cari utenti, il video termina qua, un saluto e come dire a volte queste situazioni di grande tristezza si vanno a verificare proprio in quei posti, in quei luoghi dove non c'è educazione, dove non c'è rispetto, dove anche però non c'è nulla di che. Un saluto e a presto.